Buongiorno, appena sveglia faccio un po' sconvolta, devo dire. Ho deciso di portarvi con me in questa intensa giornata. Ho fatto colazione con latte vegetale, mandorle, miele e un po' di cereali. Adesso vado a prendere un caffettino con gli amici. Sono le 8:20 e adesso caffè con gli amici. Ho qualche minuto di tempo per poter fare una bella passeggiata nel mio posto, circondata da alberi. Appena fatti 2500 passi, adesso vado, prendo la macchina e si parte. Tra 5 minuti inizia la lezione, io sono quasi arrivata, adesso vi faccio vedere l'ingresso. Entriamo per la prima volta insieme nell'aula con questi nuovi ragazzi, gli studenti appunto di quest'anno 2023-2024 di Scienze Gastronomiche del Dipartimento DAFNE di Foggia. Buongiorno, ciao! Buongiorno, Come stai? Andiamo, conosciamoli insieme. Buongiorno ragazzi! Arrivata a casa, adesso vado a prendere il piccolo che oggi eccezionalmente ha mangiato anche con gli amichetti e quindi sarà contentissimo. Ciao! Dove Bentornata. stanno? In camera. Ah! Cioè, hanno già mangiato! E adesso stanno anche giocando! Tornata a casa, sono le 2 e preparo da mangiare. Oggi broccoli, penso con un po' di pane di sagale perché non ho molto tempo. E non dimenticate di mangiare il gambo del broccolo, così. E poi mozzarella, una mela, buon appetito. Avete mai provato a mangiarli con l'aceto e l'olio? Buonissimo, vi faccio vedere qua. Eccolo qua. Buonissimo. Adesso vi parlo un po' di come è andata la mattina. È vero, Marga, com'è andata la mattina a scuola? Mi parli un po'? Adesso vediamo. Adesso la cosa che ci piace di più, che facciamo adesso? I compiti. No! E ora siamo arrivati a tennis. Sei pronto? Prontissimo. Il piccolo sta facendo tennis e adesso io mi vado a fare un'altra bella passeggiata e vediamo a quanti passi arrivo, giusto in 2 giri, perché approfitto poi dopo a rilassarmi un po', dovrei anche sentirmi un webinar, almeno una piccola parte di esso, per cui passeggiata e webinar da Mattia. Da matti in realtà non è, anche perché camminare mi aiuta, così come la mattina mi aiuta a prendere un po' di energie, quell'aria fresca di questo periodo è meravigliosa, oh, rigenerante. E nel pomeriggio mi aiuta a schiarire le idee, a organizzarmi, a pensare a quello che devo fare, a scaricare anche un po' di tensione accumulata, quindi va bene così. Non è finita qui però, perché adesso prendo il piccolo, lo porto a casa e poi vado in studio perché mi attendono i pazienti. Intanto io sono arrivata a 3500 passi. Sono arrivata in studio, ho indossato il mio camice e adesso sono pronta per ricevere i miei pazienti. Adesso si ritorna a casa, sono le 8, ma in realtà non è finita ancora la giornata. Rido perché devo dire, oggi eccezionalmente, perché non è sempre così, vado a mangiare qualcosa con delle amiche. E quindi vado un attimo a casa, lascio delle cose e poi riesco. Allora, adesso ve le faccio vedere. Vi faccio una sorpresa e faccio a loro una sorpresa perché faccio il video in diretta. Ciao ciao, guardate qui! E finalmente siamo arrivati all'ora di andare a dormire, sono le 10:30 circa. Questa è la mia giornata tipo, spero vi siete un po' divertiti, un po' incuriositi. Adesso stop, 8 ore, cerchiamo di farle per bene di sonno.